Lascia in pace mia figlia. Non voglio niente da tua figlia. Non ti credo! Fuori dalla mia casa, maledetto vagabondo! Ascolta, buon uomo. Fuori di qui, o ti prenderò a calci! Preferirei una soluzione pacifica. Sparisci! Ne ho abbastanza dei tuoi insulti. Ti batterò con una sola mano, bastardo! Prendi questo! Dannazione, passa pure, ma non picchiarmi più. Credo che mi impiccherò. E tu chi sei? Geralt di Rivia. Sono un Witcher. Mi scuso per l'intrusione. Non c'è problema, sono incredibilmente annoiata. Da quando mio padre ha sorpreso qui il poeta Dandelion, non mi lascia più vedere nessuno. Ha sorpreso Dandelion? A fare cosa? Era qui per insegnarmi la musica. Un giorno mio padre è tornato dalla stazione commerciale prima del previsto. Stavamo provando la cantata Le lacrime di un fringuello. Mio padre entrò nel momento culminante. È forse una canzone oscena? No, è una canzone molto bella, davvero poetica. Mio padre non riuscì a capire come mai le prove si svolgessero senza vestiti. Si infuriò. Prese una vecchia balestra da dietro il guardaroba. Fortunatamente, la sua vista non è più quella di una volta. È proprio per questo che sono qui. Perché non è venuto lui stesso? Ma forse è lo stesso. Mi sembri promettente. Sono qui per il liuto. Lo sapevo. Dopotutto, da quando mio padre ci ha scoperti, non è più venuto a cantare canzoni d'amore sotto la mia finestra. A ogni modo, spero tu non abbia fatto del male a mio padre. Starà benone. Perché dovrei darti il liuto? Dopotutto, Dandelion non verrà più a trovarmi. Lui è fatto così. Se ti consegnerò il liuto, lui lo userà per fare la serenata a qualche altra vittima. Dimostrerai come la tua natura, la bellezza della tua anima, superi in splendore persino le tue guance rosee. Non adularmi, non sono una sciocca. Quel poeta da strapazzo mi ha umiliata, mi ha usata come una puttanella da 4 soldi. Voglio vendetta, voglio fargli provare quello che provo ora. Se mi darai il liuto, dimostrerai che lui non significa niente per te, che l'hai scaricato. Sì, era caduto ai miei piedi. Mi aveva anche chiesto di sposarlo, ma io ho rifiutato. Adesso posso prendere il liuto? Aspetta un momento. E tu cosa ci guadagni? Perché lo aiuti? È un mio amico. Un amico? Avvicinati. Non temere, non mordo. Una volta ho sentito dire che il tocco di un Witcher è... speciale. È solo un mito. Prenderò il liuto e non ti disturberò più. Sparisci, sporco vagabondo! Non farti più vedere! Thank you.
Geralt? Ecco il tuo liuto. Finalmente potrò suonare. Grazie. Quando inizierà il tuo concerto? Alle 8 di sera. Vieni pure se vuoi. Se potrò. Sì? Ho bisogno di aiuto per investigare nel quartiere del Tempio. I Salamander hanno una fetta del commercio di Fistech. E dunque? Conosci qualcuno che acquisti Fistech? La guardia Jethro? Esatto. Mettilo sotto pressione. Di certo parlerà. Mi serve del tempo. Torna più tardi. Mi serve del tempo. Torna più tardi. Witcher. Cos'è il dono di Lara? È una storia lunga e complicata, ma cercherò di fartela breve. Lara Dorren Epsadal non era una normale elfa. Era una bomba genetica specialmente preparata. Era destinata ad accoppiarsi con un'altra bomba e generare un figlio ancora più eccezionale. Ma non successe mai. Lara si innamorò di Krenegan di Lod, un mago umano. Gli stregoni cercarono di spiare la loro progenie, ma invano. I figli di Lara e Krenegon si dimostrarono troppo difficili da rintracciare e controllare. Manipolarli era fuori questione. Buona fortuna. Dobbiamo parlare. Di cosa? Non mi getterete nuovamente nelle fogne? La cosa funziona così. Io ti descrivo un lavoro, se tu rifiuti, ti attende la prigione. Ti piace scommettere? A me sì. Scommettere? Scommetto che potrei tagliarti il naso prima che tu possa nuovamente starnutire. Siamo nervosetti oggi, eh? Ascolta. So che quei tizi con le spille dei Salamander sono sulle tue tracce da tempo. So dove potresti trovarli. Occupati di loro e i tuoi problemi finiranno. Inoltre, in tutto questo, aiuterai anche me. Che ne dici? Vedremo. Dimmi ciò che sai. Salamandra ha quasi preso il controllo del mercato della droga in città. Se nessuno li contrasterà. Perché dovrebbe interessarmi? È te che vogliono. Distruggili. Prendi le informazioni che cerchi e torna qui. Ah, e recupera tutta la droga che trovi in giro. La terrò come prova. Da dove comincio? Un informatore mi ha parlato di uno spacciatore di nome Angus. Pare abbia ancora della polverina. Lavora nei bassi fondi. Dobbiamo sapere dove prende la sua merce. Spesso bazzica la taverna. Niente, prendetela.
tu chi saresti? Non ha importanza. Sei tu, Angus. Che diavolo significa che non ha importanza? Sputa il rospo, bastardo. Chi ti rifornisce? Ma chi ti credi di essere? Chi sono i tuoi fornitori? Fottiti, me ne vado. Ti ho detto di sparire. Sei un bastardo dalla testa dura. Te ne pentirai. Te l'ho chiesto gentilmente. Forse così funzionerà meglio. Ah!